Allora, ci troviamo in compagnia del preside Giuseppe Lagattuta dell'Istituto Tecnico per il Turismo Ugo Calvanese di Tortora. Preside, abbiamo avuto modo di seguire diverse iniziative proposte dall'Istituto che lei guida, non ultima la giornata dedicata alla memoria, attività che continuano nel corso dell'anno, anche in preparazione delle iscrizioni nuove che avverranno presso l'istituto. Ci vuol dire un po' qual è l'offerta formativa per l'anno in corso, per il prossimo anno e quale l'iniziativa in progetto? Il nostro è un istituto tecnico per il turismo, funziona da 25 anni, questo è il 26esimo anno, questo è il 26esimo anno di attività e penso che abbiamo offerto un buon servizio a tutta la popolazione della zona dell'Alto Tirreno Cosentino e anche della parte che riguarda la Basilicata che si affaccia, diciamo, sul mare. E niente, i nostri ragazzi vengono a frequentare con tanta buona volontà, con tanto interesse e noi li invogliamo a fare delle attività, come diceva lei prima, che escono anche dall'ambito scolastico, attività nel sociale, attività di preparazione per il futuro loro, che è il futuro del turismo, anche se adesso abbiamo attivato pure una parte che riguarda la grafica e che sarà attivata dal prossimo anno, se ci saranno le iscrizioni naturalmente. E operiamo da tanti anni e penso di aver dato un contributo alla crescita dal punto di vista della formazione di tutta la zona. Preside, come lei ricordava, la zona dove opera l'istituto che guida è una zona a vocazione turistica che abbraccia un po' l'Alto Tirreno Cosentino, la parte della Basilicata, limitrofa quindi a Maratea, dove sappiamo di recente è sorto l'istituto nautico. In tutta sincerità, a livello di iscrizioni, avete comunque registrato una minore presenza verso il vostro istituto in virtù della nascita di questo istituto che diciamo pure forma i ragazzi nell'ambito turistico? Che vengano altri istituti, per esempio come questo nautico, sono i benvenuti per la crescita sempre della zona. Noi abbiamo avuto un po' di calo nelle iscrizioni dovuto al fatto anche della mancanza, cioè del fatto che sono diminuite le nascite e quindi piano piano si è arrivato anche al superiore. E poi il fatto che questa è una scuola dove si offre un servizio a pagamento, si pagano 115 euro al mese. Non sono tantissime, ma per alcune famiglie sono anche importanti come cifre. E poi quello che c'è da dire, noi operiamo nel turismo, perché noi nella zona nostra, Maratea già è un altro pianeta, non pianeta Maratea, un altro pianeta, un'altra zona. La zona nostra noi parliamo di turismo, ma il turismo è, fra virgolette, è un turismo mordi e fuggi che si concentra tutto nel periodo di agosto, perché una zona turistica dovrebbe funzionare come minimo da aprile fino a ottobre-novembre. Col clima che abbiamo noi dovrebbe essere questo. E questo è quello che noi cerchiamo di invogliare gli alunni allo studio, alla preparazione, in modo tale da poter operare e trovare, diciamo, quello sbocco turistico che possa essere anche nei mesi, chiamiamoli così, non di flusso del mese di agosto. E in base proprio a questo ragionamento, avete pensato di coinvolgere gli operatori turistici del luogo in maniera tale che vi sia questo scambio, un filo, un rapporto tra l'istituto turistico e gli operatori alberghieri e turistici che operano sull'Alto Tirreno Cosentino? Questo sì, senz'altro. Abbiamo avuto tanti contatti, poi i nostri ragazzi, durante i convegni che vengono tenuti presso questi enti, queste attività, hanno lavorato anche come hostess, come preparazione, hanno mostrato una certa competenza e preparazione nello svolgere questa attività. Il contatto c'è sempre, infatti loro chiedono a noi di ragazzi studenti che possono andare, degli ultimi anni naturalmente, che possono andare a lavorare nel periodo estivo e parecchi di questi già lo fanno, sia come agenzie turistiche, sia negli alberghi, nella reception, perché noi abbiamo le tre lingue, i ragazzi dal terzo anno in poi che studiano tre lingue, hanno l'insegnante pratico di lingua madre e quindi bene o male
sono necessarie e sono utili alla gestione di alberghi e di posti di ristoro. Nello specifico, quali sono gli indirizzi che i ragazzi possono inseguire presso l'Istituto Turistico Calvanese di Tortora? L'indirizzo è l'indirizzo turistico e l'indirizzo, come dicevo, per i nuovi di grafica sempre nell'ambito turistico. Naturalmente questo comporta un certo impegno da parte nostra e noi ce la mettiamo tutta, come abbiamo fatto fino adesso e continueremo per sempre. E per quanto riguarda il turismo, non abbiamo bisogno, abbiamo tanta esperienza nella zona e penso che quello che offriamo, che abbiamo offerto, sia abbastanza importante. Lei mi parlava un po' delle difficoltà economiche, probabilmente alla base di una diminuzione degli iscritti. A tal proposito, quale rapporto magari di sostegno ci si augura delle associazioni locali e anche degli enti locali? Questo è un discorso vecchio, perché anni addietro, sotto la voce borsa di studio, la Regione, le famiglie che arrivavano a un reddito, mi pare, intorno alle 10.000 euro, prima 20 milioni, poi di lire, poi 10.000 euro, offriva un contributo che arrivava circa all'80% di tutto quello che pagavano i ragazzi, sia per quanto riguarda la retta, sia il rimborso per quanto riguardava l'acquisto dei libri, a quelle dal terzo anno in poi, per quelle di prima e seconda già ce l'hanno gratis, quelle dal terzo anno in poi, e poi rimborsavano anche le spese di viaggio per i ragazzi pendolari. Adesso questo si è ridotto, lo danno, ma diciamo che invece di arrivare al 70-80% si arriva a un 20%, quindi questo contributo c'è, è un contributo irrisorio, anche se si parla in giro, poi le scuole private, le scuole paritarie hanno i contributi dallo Stato, insomma questo è quello che danno. Diciamo che su una spesa di 1.000 euro, 1.100 euro che fa un genitore durante l'arco dell'anno, loro rimborsano 250-300 euro massimo in base al nucleo familiare e il reddito che presentano. Lei mi diceva prima che comunque esiste un contatto tra i suoi studenti nelle realtà turistiche del posto. E negli anni, però magari se è possibile fare un esempio per tutti, vi sono stati dei ragazzi che formatisi presso il suo istituto hanno dato vita poi sul territorio a delle strutture turistiche anche di una certa importanza? Questo sì. Naturalmente, diciamo piccole strutture politiche, noi abbiamo dei ragazzi, cioè adesso dottori, che si sono diplomati qua e poi si sono laureati, che hanno aperto agenzie di viaggio. Due ragazzi lavorano, cioè gestiscono degli alberghi, però erano già di proprietà dei genitori. Diciamo che è passata la gestione dal genitore che era improvvisato, perché io ricordo, io non sono di qua, vengo dalla Sicilia, ricordo che sono arrivato qua negli anni 70 e era tutto improvvisato nella zona nostra, cioè nel senso che l'ingegnere diventava albergatore, si costruiva l'albergo e diventava albergatore, il geometra diventava ristoratore, magari con esperienza nel campo nulla, quindi si affidavano dicendo io so fare tutto. Adesso diciamo che la cosa è cambiata, perché anche con la formazione di altre scuole, alberghiere e compagnia bella, diciamo che si è acquistata una certa qualifica, una certa qualità nel servizio che una volta non c'era. E al momento, dai dati che lei ha in possesso, i ragazzi una volta diplomatisi presso l'istituto restano sul posto o vanno fuori, emigrano magari anche all'estero? Una piccola percentuale rimane a lavorare qua nella zona. Però ci sono altri tanti ragazzi, per esempio, di quelli che conosciamo, perché poi dopo rimane sempre, diciamo, un cordoncino umbilicale, vengono sempre qua da queste parti, si fanno vedere dalla scuola. Per esempio, durante il periodo estivo lavorano qua in zona, durante il periodo invernale vanno nelle zone di sci, nelle zone sciistiche, a lavorare come Courmayeur, Bardonecchi e compagnia bella, e poi sempre rientrano qua, hanno dei contratti a tempo determinato sia qua che là e lavorano, cioè fanno mezza stagione qua, diciamo, e mezza stagione là. Altri tantissimi poi vanno all'università e diciamo che affrontano qualsiasi tipo di studio, perché la preparazione che hanno loro, vabbè, non fanno il latino, non fanno il greco, però fanno matematica fino al quinto a un certo livello, fanno scienza della formazione, fanno le scienze turistiche e
diciamo che dove c'è la ragioneria, la insomma, escono preparate, oltre le lingue che affrontano il discorso proprio del turismo. Un'ultimissima domanda, tra le tante iniziative, le tante attività dell'Istituto Turistico Ugo Calvanese, qual è il progetto, il sogno che prima magari di andare in pensione il preside si augura di realizzare? Il sogno è quello di vedere una scuola un po' diversa da quello che è stata, diciamo, a livello ministeriale voluta in questo periodo. Una scuola dove ci sia cultura e ci sia preparazione e che siano coinvolti i giovani allo studio e alla frequenza scolastica. Ok, preside, la ringraziamo e buon lavoro. Grazie. Benvenuti nell'Istituto Tecnico per il Turismo Ugo Calvanese in Tortora. Io sono Jessica Sandolo e frequento il terzo anno di questa scuola. Per quanto posso parlare, diciamo che questa scuola offre il diploma di perito tecnico per il turismo, che è un diploma molto ricercato nell'ambito del lavoro al giorno d'oggi. Consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, ma è comunque un diploma finito. Consente di lavorare presso agenzie di viaggi, compagnie aeree, marittime e ferroviarie. Inoltre si può lavorare come accompagnatore turistico oppure interprete, animatore turistico o anche hostess e steward. Con la nuova riforma sono stati avviati due nuovi indirizzi, quale quello di amministrazione, marketing e finanza, che permette di lavorare nell'ambito assicurativo, e anche di grafica e comunicazione, che permette di lavorare nella stampa o nell'editoria. Ecco, qual è stata la scintilla all'inizio del tuo percorso formativo e che ti ha fatto appunto scegliere questa scuola magari rispetto ad altre scuole? Per quanto mi riguarda, essendo appunto un diploma finito, quindi se nel caso non volessi continuare ad andare all'università, oppure diciamo che mi piacciono molto le lingue, che sono molto utili al giorno d'oggi, e posso lavorare come hostess, che è un lavoro che mi piace molto. Tu pensi che questa formazione ti servirà per questo territorio o ritieni che quanto apprenderai servirà per una tua professione fuori dalla Calabria? Potrei lavorare nella Calabria, essendo una regione molto turistica, ma anche lavorare in tutta Italia o anche all'estero, perché è molto utile. Qual è la tua preferenza? Quale sarebbe la tua preferenza? Arricchire la mia regione lavorando qui sarebbe bello, anche all'estero mi piacerebbe. Salve, sono De Candia Benedetto, vengo da Scalea, sono un alunno dell'Istituto Tecnico per il Turismo Ugo Calvanese, frequento il quarto anno. Vorrei partire dal presupposto che questa è una scuola piccola ed essendo piccola siamo, come dire, una famiglia. Siamo ben seguiti dal preside e dai professori che con professionalità ci aiutano in tutto, sia nei problemi scolastici, se qualcuno ha qualche lacuna in qualche materia, sia come nei problemi extrascolastici, problemi di vita quotidiana o problemi familiari o cose. Siamo sempre seguiti al 100% dai nostri professori e dal preside. Posso chiedere qual è la materia che particolarmente studi o ti senti portato? Ecco. La lingua in generale. Tu sei di Scalea, una città turistica molto importante, chiaramente anche per te la scintilla, la scelta è perché tu pensi che a Scalea o comunque nell'alto Tirreno cosentino tu possa operare. Sei ottimista o pessimista rispetto a questo orizzonte? Sono molto ottimista, vorrei pure io, come ha detto la mia compagna, diciamo, sviluppare il nostro territorio perché è ricco di... C'è turismo e... Ascolta, ma tu hai un'idea imprenditoriale già sviluppata che stai accarezzando o poi alla fine di questo ciclo? No, già sono proiettato nel volermi aprire un'attività come un'agenzia di viaggi, un'agenzia generale, diciamo, però, in cui comprendo anche i viaggi. Direi anche che, diciamo, questa scuola ci permette di confrontarci con altre culture, altri posti, altre società, essendo che
viaggiamo molto sia nelle località circostanti al territorio che fuori all'estero, dove possiamo confrontarci con altre lingue e quindi imparare meglio le nostre lingue. Organizziamo molte attività scolastiche e extrascolastiche, come convegni di qualsiasi genere. Infatti ora c'è la classe quinta a Milano, impegnata con la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, dove è andata per promuovere il nostro paese. È un arricchimento formativo nel loro bagaglio culturale. Ecco, tu parlavi in conclusione di questa tua idea imprenditoriale. Considerato che questa fascia territoriale è molto vocata al turismo, qual è un'idea secondo te che potrebbe, quindi non un'idea, diciamo una piccola idea, ma una iniziativa importante che potrebbe dare respiro un po' a tutti i settori turistici di questo pezzo importante di territorio calabrese? Non so, tipo allungare un po' la stagione estiva, allungarla un po', perché comunque sono solo 2 mesi a finale che facciamo nel territorio come imprese turistiche, quindi allungare già da maggio a settembre sarebbe una cosa molto più... E qual è un'idea secondo te che potrebbe fare in modo che i turisti scelgano questo territorio per un periodo più lungo? Promuovere il nostro territorio ancora di più. Tu dici c'è poco da fare qui, si tratta solo di evidenziarlo all'esterno. Sì. Allora, proseguiamo nella scoperta di questa scuola. Siamo con la professoressa Iannuzzi, che insegna francese. Professoressa, abbiamo notato che molti studenti sono motivati dal fatto che si possono studiare 3 lingue in questo istituto, quindi sicuramente è una grossa potenzialità. Le lingue sono importantissime, questo è un istituto che insegna le lingue sulle 4 abilità soprattutto, secondo il 4 comune di riferimento. In modo particolare noi approfondiamo queste lingue con le varie certificazioni, ora aggiuntive nel pomeriggio, e in effetti abbiamo sia la certificazione CAT, PET, che Trinity, che il DELF, il diploma di lingua francese. I ragazzi in effetti approfondiscono queste lingue proprio nel pomeriggio, oltre alle ore che hanno curriculare praticamente durante la settimana. Quindi possiamo davvero dire che questa è una freccia importantissima nell'arco delle opzioni, insomma, ecco, che la scuola può dare. Ecco, e come vede gli studenti che frequentano questa scuola? Sicuramente motivati, perché... Sono motivati, certo, anche perché non ci soffermiamo solo al testo. Le nostre lezioni sono anche interattive, utilizziamo molto il laboratorio, come utilizziamo in effetti l'ascolto, internet, il web, sono tutti degli strumenti che noi utilizziamo proprio per approfondire la lingua. Scuola pubblica, scuola privata, è un tabù? Mi pare che questa scuola abbia dimostrato che assolutamente non è un tabù. Non è un tabù. Venire all'istituto turistico Ugo Galvanese non è un tabù, anzi approfondisce, migliora soprattutto la qualità dell'alunno e soprattutto da tanto, perché il ragazzo viene seguito non solo nelle ore scolastiche, ma viene seguito per un percorso proprio di vita. Ecco, su questo, lei è una giovane insegnante, ha trovato un ambiente sano, lo dicevano gli studenti, un ambiente quasi familiare. Ecco, questo aspetto non sempre, soprattutto nella scuola pubblica, non si trova questo tipo di clima, di humus, insomma. Ecco, sicuramente sarà stata motivata anche lei a partecipare un po' alle attività della scuola, visto questa peculiarità. Sì. Innanzitutto l'alunno bisogna ascoltarlo, perché se l'alunno è in difficoltà durante la lezione oppure durante una materia qualsiasi, evidentemente c'è un malessere, bisogna scoprire da dove nasce questo malessere. Noi facciamo questo e insieme cerchiamo in effetti di affrontare il problema. Ecco, un altro elemento importante, stiamo parlando ecco, di un rapporto molto diretto, quasi familiare con gli studenti. E cosa succede invece con il mondo esterno? Ci riferiamo all'Alto Tirreno Cosentino. Lei è una giovane insegnante e quindi conosce benissimo anche il settore turistico qui di quest'area. Vi è una
un'osmosi o comunque vi è un interesse da parte delle attività turistiche di questa fascia costiera rispetto a questa scuola? Sì, c'è questo interesse. Noi molto spesso abbiamo avuto dei rapporti con le Proloco, non solo con le Proloco, anche col comune, il comune di Tortora, di Praia. Vorrei ricordare che nel mese di novembre c'è stata la Fiera Internazionale della Religione a Paola, dove in effetti i nostri ragazzi hanno partecipato e hanno presentato tre comune della zona, Aieta, Praia e Tortora. Sì, rispondono abbastanza bene. Anche durante l'estate i nostri ragazzi lavorano nell'ambito turistico, anche in vari alberghi, lavorano come operatori. Certo. Professoressa, il francese, c'è sempre un po' questo incontro di pugilato tra il francese e l'inglese? No, assolutamente. I nostri ragazzi studiano tutte e due le lingue e devo dire la verità anche con soddisfazione. No, assolutamente. Certo che l'inglese domina perché l'inglese è la lingua dell'economia, però non dimentichiamo che il francese è anche la lingua dell'eleganza. Certo, e non solo, vi sono territori del globo terrestre in cui il francese, a parte la Francia stessa, quindi è comunque non è una lingua secondaria. Certo. Ecco, un'ultima domanda. Dicevamo delle prospettive, però non possiamo nascondere la difficoltà di questo momento. Ecco, dal suo osservatorio così particolare, dal suo osservatorio speciale, che può davvero toccare il polso ogni giorno ai ragazzi, come vivono questo momento? No, loro sono poi le persone che probabilmente stanno avendo e avranno più difficoltà legate alla crisi, legate a questo momento congiunturale così difficile. Qual è il clima? Noi cerchiamo di spiegarlo tutti i giorni, anche perché noi abbiamo un'attività che è il quotidiano in classe. Leggiamo molto spesso tutto ciò che sta accadendo intorno a noi, intorno alle loro famiglie, intorno alla loro società. Questo è vero. Certo, i ragazzi ne risentono, devo dire la verità, anche perché loro stesso vedono anche le famiglie in difficoltà e di conseguenza vedono in effetti che l'economia è sempre più a rischio e hanno paura che in effetti il turismo comincia a declinare, come d'altronde è successo in questi ultimi anni. Sì, loro se ne rendono conto di questa cosa, se ne rendono conto. Ma questa scuola, ecco, guardiamo in positivo e concludiamo con ottimismo questa intervista. Sicuramente questa scuola prepara degli operatori che possono sicuramente in qualche modo contribuire ad un qualcosa di diverso, ad un qualcosa di migliore. E loro propongono sempre un'alternativa, perché loro sono coscienti che c'è comunque un'alternativa, qualcosa che cambierà. E molto spesso, giocando in classe con su questo discorso, loro stesso propongono nuove proposte per cambiare il tutto. Alcune volte fanno pure come se fossero loro degli operatori, creatori di pacchetti turistici e propongono nuove strategie turistiche, sì. Ecco, mi permetta in conclusione davvero una domanda supplementare. Si ha un'idea della Calabria poco attenta o comunque rispetto ad una straordinaria presenza di cultura, lo stesso ambiente, ecco, la stessa costa così, così lunga, così ampia, però vi è una sensazione che non vi è un'attenzione particolare da parte degli amministratori, da parte della politica verso questo settore. Sempre dal suo osservatorio è così, non è così? Cosa risponde? Gestire non è facile, penso che non sia facile. I nostri alunni lo sanno benissimo perché già quando organizziamo anche una piccola rappresentazione oppure un dibattito sanno già che è difficile comunque gestire un qualche cosa. Loro lo sanno che dovranno affrontare mille pericoli e mille ostacoli. Noi siamo solo pronti a prepararli, poi il resto lo dovranno fare loro. Non risponde bene la Calabria, sì o no?
Sono i ragazzi che devono cercare di affrontare questo problema e di far sì che la Calabria emerge. E noi prepariamo i nostri ragazzi proprio in questo.